Andrea Fusco e al nostro ospite Sergio D'Antoni, a tutti la più cordiale buonasera dall'Omnisport di Bercy. È il momento della semifinale, l'ora X è arrivata, Italia e Jugoslavia, i campioni del mondo contro i campioni vice d'Europa uscenti, e la Jugoslavia anche campione d'Europa uscente, dunque si ripete in semifinale quella che fu la finale dell'Europeo di Barcellona 97. Buon divertimento a tutti al mio fianco per commentare questo splendido spettacolo. Dado Lombardi, che buonasera, ci ha accompagnati in questa grande esperienza. Buonasera, buonasera a tutti. E allora i quintetti per l'Italia, subito Meneghin, De Paul, Kjačić, Majers e Fučka. La Jugoslavia risponde con Bodiroga, Danilovic, Lončar, Divac e Tomašević. Primo pallone per l'Italia, oggi in tenuta bianca, a bordi azzurri. Gira sul perimetro la palla, ci sarà qualche problema per la gestione dei possessi nella formazione jugoslava, che manca di Saša Obradović, infortunato al tendine d'Achille, per lui 4 mesi di inattività, problemi anche per Lukovski, non c'è Djordjević in questa esperienza come non c'è Rebrača, ma intanto la Jugoslavia va a subire il primo fallo, non contano a questo punto le assenze, conta il cuore, la determinazione, la grinta, la motivazione, la classe, e qui di talento ce n'è da vendere, Lombardi. L'Italia affronta questa partita al meglio delle sue possibilità, giocata alla grande ieri, oggi l'aspetta un confronto ad altissimo livello, la Jugoslavia senza il minimo dubbio è la migliore squadra d'Europa, quindi se noi vogliamo vincere dobbiamo vincere contro la migliore squadra d'Europa. L'Italia affronta subito questa partita con un motivo tecnico nuovo, De Paul fortissimo sul Bodiroga, che è playmaker della squadra jugoslava. È già una mossa tattica notevolissima. Tanjević usa tre lunghi, questo secondo me per dare forza sul rimbalzo. Ed è primo rimbalzo per Gregor Fučka dopo che Vlade Divac non è riuscito a concludere. Andrea Meneghin a gestire il possesso. Gli arbitri sono l'israeliano Virovnik, che chiude una prestigiosa carriera con questo europeo, e il lituano Brazauskas. In attacco De Paul, batte Bodiroga e va a concludere appoggiando al vetro, primo canestro dell'Italia. Grande canestro, 2-1 per l'Italia, primo vantaggio per gli azzurri. Bodiroga contro Fučka, è un mismatch, molti centimetri di differenza, Bodiroga conosce benissimo Fučka, come viceversa, hanno giocato insieme, sono due ragazzi che considera figli suoi. Boscia Tanjević, Divac sfondo in grande attacco, difesa, ha tenuto molto bene l'uno contro uno Roberto Kjačić, che già aveva fatto ottime cose in altre partite contro lunghi molto accreditati in questo europeo. Rivediamo il fallo proposto, vedi, da Percioni. C'è lo sfondamento perché lui entra con la spalla e provoca sicuramente il contatto con il giocatore. Devo dire che Boscia Tanjević prima della partita mi ha detto che lui fa giocare sempre Kjačić i primi minuti, perché è un giocatore incredibile che riesce a entrare in partita nel più breve tempo possibile. Gira sul perimetro intorno all'arco dei 6,25 m, la formazione azzurra vuole la linea di fondo, la prende Fučka, scarica per De Paul, la conclusione appoggiata al vetro sul errore di De Paul, c'è rimbalzo di Fučka e c'è un fallo jugoslavo. Brazauskas attaccato da Bodiroga e Danilovic, ha preso un colpo nell'occhio. Divac, gioco fermo, sono 16.000 gli spettatori all'Omnisport, non c'è posto in piedi per nessuno e sono tantissimi, alcune migliaia i tifosi jugoslavi. Vedete il colpo preso nella mischia da Divac, fortuito, completamente fortuito. Ecco, vedete il confronto con De Paul, gomito a gomito, alla peggio Vlade Divac, niente di grave, si riprende a giocare. Divac ne ha presi anche di peggiori, di colpi, lui che ha giocato anche nella NBA, una stella della NBA. Meneghin al canestro dai 6 metri, dunque due punti oltre l'arco. Italia 4, Jugoslavia 1. Pinto di rosso, i tiri valgono 3 punti, lo ricordiamo anche per i profani, e cercheremo, Lombardi, di aiutare tutti quelli che si vogliono avvicinare al basket in questa serata magica. Io, Franco, vorrei dire una cosa, se mi permetti, proprio per sdrammatizzare. Questo è il mio primo grande evento in una telecronaca di un'importanza tale, però me la sono sentita di venire e spero di mettere al mio servizio di tutta la gente che ci vede il fatto che io posso spiegare molte situazioni tecniche. Ecco, Dado Lombardi è stato un grandissimo campione della nostra pallacanestro, ha partecipato alle Olimpiadi da giocatore a Roma 60, è stato uno dei migliori dei 5 di quella Olimpiade romana. Beh, Lombardi, grande tiratore, poi da 30 anni è diventato anche grande allenatore e oggi è uno dei più forti tecnici italiani. Ecco invece il CT, Boscia Tanjević, siamo avanti 4-1 Italia, manovra Meneghin, De Paul cerca di isolare, come vedi cerca di isolare Carlton Myers adesso, fantastico, marcato da Nicola Lončar.
Ne ha giocato anche a Varese. Quando loro fanno questo gioco alto, vuol dire che Carlton Myers si libera su due blocchi bassi e adesso può giocare uno contro uno. Questo è il gioco di Carlton Myers. Lo scarico, ma c'era stato il fallo sull'azione di Carlton Myers. Vogliamo ricordare che l'Italia contro la Russia nei quarti di finale ha battuto i vice campioni del mondo 102-79, mentre guarda, rivediamo bella questa, guarda bello questo il fallo replay. Netto di Launcher. Non riesce a tenerlo Launcher. E ha fatto 24 su 25 nei tiri liberi, l'Italia aveva 22 su 22, c'è stato questo un solo errore. Questo può essere il giocatore di della partita. Gregor Fucsca, quando va dentro, è micidiale da quella distanza, su quei tagli dentro l'area colorata di blu, Fucsca può diventare devastante. Ieri è stato il giocatore più importante della partita. Lončar, il blocco per Sasha Vanilovic, lo zar. La difesa di Meneghin è un duello che abbiamo già visto più volte nel nostro campionato, nelle sfide fra Varese e Kinder Bologna. Fallo di Meneghin nel tentativo di contenere contro uno. È fallo perché lui cerca di interrompere la corsa lateralmente. E naturalmente fa contatto fisico. Vedi? E questo è fallo regolarissimo. Bodiroga, arriva l'aiuto di Kjačić che poi torna con un po' di affanno. Vlade Divac, anticipato da Meneghin, ultimo tocco di Divac, palla Italia. Meneghin gioca con il cuore e con la tecnica. Io credo che Meneghin sia proprio il giocatore rappresentativo della nostra nazionale italiana. Il Menego, come lo chiamano a Varese. Un po' di invidia anche lo ha scritto Gianmarco Pozzecco nei suoi confronti dalle colonne di Tutto Sport oggi. Pozzecco che segue da casa, segue dall'Italia questo europeo alle fasi finali, perde palla Kjačić, c'è contropiede Tomašević, lancia sotto mano, chiaramente. 6-3. Ieri, oggi stamattina ho visto una fotografia meravigliosa sui giornali che rappresentava la panchina italiana tutta in festa e da una parte c'è Meneghin Andrea e dall'altra il padre Dino. Una fotografia di grandissima e rara, straordinaria importanza. Intanto c'è stato il testimone, l'Italia dopo 16 anni è tornata ai giochi olimpici, dopo Los Angeles 84, e lì c'è Radino, qui c'è Andrea che mette la tripla. Quando gioca così è stellare. Non esiste giocatore in Europa con quella forza tattico-tecnica, ma poi ha una grandissima forza anche se mentale. Ci fosse stato Dino ora al microfono avrebbe detto tutto suo padre. No, è un giocatore, suo padre rappresentava un giocatore sotto canestro straordinario, lui rappresenta grande negli aiuti. Kjačić che esce regolarmente in anticipo, vedete che va regolarmente, dimostra di essere in una forma strepitosa. Bravissimo Roberto Kjačić, vedete che già sta marcando un mostro sacco, perché adesso vorrei spiegare a quelli che ci guardano chi è questo giocatore. Gioca numero 12, Sacramento della NBA, un giocatore che guadagna l'ira di Dio nei professionisti, una grande stella dei professionisti, straordinario. Uomini da 7 milioni di dollari e il rimbalzo di Fucsca. Meneghin, non mi è piaciuta però questa difesa che ha fatto l'Italia, fortunatamente, perché? Che Lončar, perché è riuscito ad andare sulla posizione centrale senza aiuto dei lunghi. I giocatori piccoli a volte devono per forza far lasciare andare il piccolo, no? Derby, Carlton Myers contro Danilovic, un derby alla bolognese qui a De Paul contro Bodiroga, anche loro hanno giocato insieme per anni, vincendo con Milano. De Paul tira, sbaglia il rimbalzo in angolo catturato da Bodiroga, tiene vivo il disimpegno difensivo con Divac e poi gestisce il pallone. Vedremo, Bodiroga in campo 33-34, forse anche 35 minuti e chissà forse anche di più, ma nella posizione di portatore di palla. Questa vista l'assenza di Obradovic, Sasha è dura, e i lui. Problemi di Lukowski, è dura per lui. Divac porta molto fuori Kjačić. Meneghin, c'è il cambio difensivo. Lončar scarica, tocca sporcando la linea di passaggio nell'area colorata Kjačić, il tiro di Bodiroga a segno, è la sua posizione preferita, non sbaglia. Ha fatto un canestro bellissimo, un recupero di palla straordinario, un canestro bellissimo, però Franco stiamo vincendo 9-5, è importante sempre il punteggio. Giocati 5 minuti e 45 secondi nel corso del primo tempo, semifinale del campionato d'Europa. Carlton Myers prova sul ferro il tiro da tre punti, Tomašević, rimbalzo, Bodiroga copre la corsia destra, contro di lui De Paul, lo contiene molto bene, e però alla fine c'è il fallo, Brazauskas toglie in fallo De Paul. Sto qui, guardando adesso il replay, ecco, io in questo punto qua che ho visto il contatto di spalla di Bodiroga che si è creato un grandissimo vantaggio, io non avrei fischiato, perché guarda, Bodiroga sta forzando molto sulle... E quindi chiaramente ha messo in grave difficoltà De Paul, vedi, guarda,
ecco, sta spingendo con la spalla, ha spinto con la spalla, insomma questo è un vantaggio che all'attaccante non gli è possibile, non è possibile concedere da parte degli arbitri. Ha preso anche un colpo purtroppo e dobbiamo vedere ancora una volta l'intervento dei, guarda, se De Paul è in terra è segno che ha ricevuto un medici. Gran colpo, perché lui è un vero Marines. Guarda come guarda la panchina della... Perde un po' di sangue, dunque per regolamento deve abbandonare il campo De Paul, la stella di Varese. Alessandro De Paul con il dottor Billy e con Galleani, il massimo fisioterapista anche dei Roosters di Varese, un mito, una leggenda anche lui della pallacanestro italiana. In campo al posto di De Paul c'è Gianluca Basile. Intanto anche il dottor Sensameno con Billy provvede a tamponare questa ferita destro di Alessandro De Paul. Bodiloga può tirare anche il tiro libero aggiuntivo, essendo stato considerato falloso. Questo è un cadeau. Però devo dire anche che Carlton Miles sta giocando con una mano dolorante, molto importante anche questo. Ieri gli è stata ridotta in campo la lussazione all'anulare della mano sinistra. Meneghin prende l'uno contro uno, va sfruttando un blocco, trova l'autostrada e la percorre da parte a parte. Danilovic sta giocando in una maniera incredibile, guarda. È ispirato, 7 punti. Non è ancora entrato in partita Carlton. C'è tempo. Ma io non mi preoccupo perché bravo Franco, anch'io sono dell'idea. Danilovic, c'è tempo. Divac. Passaggio battuto rischiosissimo, l'anticipo di Basile che è un grande difensore, marca davanti Bodiloga e non gli concede vantaggi. Ricordo Divac, prova la tripla, lungo rimbalzo, bravo per Roberto, Piacic, bravo Roberto. Gigante. Basile porta avanti il pallone e gestisce lui il possesso. 11-8 per l'Italia. È lui che gestisce il possesso, Fucsca sul perimetro, Myers il taglio uscendo dal blocco di Fucsca e Meneghin. Ora il taglio di Basile, raccoglie, sfrutta il blocco di Fucsca, poi scarica uno per Meneghin. Uno. Non va uno contro uno, ancora un blocco molto alto di Fucsca e la finta di Fucsca che va dentro e deve concludere. Lo fa, segna. Ho tirato questo tiro. Fucsca. Rivediamolo dalla camera aerea. Guarda che bella, guarda che bello quando lui fa, questo qui lo chiamano palleggio incrociato, cioè fa finta da una parte e incrocia le piede dall'altra. Sì, bellissimo. Splendida immagine e vogliamo ricordare anche che ringraziamo per questa diretta Telepiù che ci ha permesso di proporvi questo grande avvenimento su Rai 3 per la gioia degli appassionati e di tutti gli sportivi italiani. Il tocco di Myers voleva il fallo. Danilovic si sta già accendendo il duello fra Danilovic i due. Danilovic è arrabbiato, è perché già un derby. A Bologna l'hanno vissuti in prima persona per degli anni questi derby. Intanto De Paul ancora con il dottor Billy. Mamma mia. Carico di Myers per Basile. Sì, segna, sì. Segna. E Dino Meneghin si alza come una furia dalla panchina. Rivediamo lo scarico perfetto. L'assist Myers. Guarda che bella. Morbidissimo il tiro. Guardate la palla che galleggia nell'aria. Coordinazione, che stupendo. Solo rete. Grande coordinazione di Basile. Mi ricorda i momenti straordinari che giocava quando giocava a Reggio Emilia, che battemmo all'allora Benetton di Obradovic. Devo dire che Obradovic ogni volta che mi vede mi guarda male perché dice che gli porta un po' di sfortuna. Franco, io mi auguro che continui questa cosa. 64% Italia al tiro per il momento, guardate, 6 su 8, 1 su 3 da 3. Jugoslavia 43% ed è il frutto dell'ottima difesa azzurra. 5 rimbalzi per l'Italia, 4 per la Jugoslavia di Obradovic, che ha in panchina come sempre uno stuolo di persone e ha intorno a sé anche un mago come Ivkovic, grande personaggio, un padre della pallacanestro jugoslava, così come viene considerato un padre addirittura della pallacanestro europea il nostro CT Boša Tanjević. Certo. Io dico sempre che Boša ha fatto un grande lavoro indipendentemente da tutto, le sue scelte, Pozzecco, non Pozzecco eccetera. La cosa migliore è che è stato un uomo coerente anche in tutte le scelte che ha fatto. Ed ora a portare palla c'è Vlado Šepanović, dunque portano in posizione di guardia possibilmente, quando sarà possibile, bella palla, Bodiroga il numero 4, perché hanno già capito che contro un'Italia che difende così è un grosso problema andare a concludere. Vedete che Myers chiude sulla linea di fondo. Danilovic, poi Tomašević ha stoppato regolarmente, canestro valido perché la palla ha toccato il tabellone, dunque due punti, canestro valido, irregolare il tocco. Decisione è fatta. Il regolamento dice che ogni volta che la palla tocca il tabellone è sempre canestro valido, qualsiasi posizione la palla poi occupi. Fallo. Dunque 15-10 il punteggio, Italia che attacca con Fucsca. Šepanović che ora è in campo su Myers in difesa. Dobbiamo con tenere il la palla 9. Troppo ferma.
è stato uno dei più positivi nella vittoria dei quarti di finale della Jugoslavia. Vai Carto, la vai Carto. Myers marcato dal Šepanović. Arresto, tiro. È entrato, dai. Segna Myers ed è il primo centro del capitano. Dopo 8 minuti e 59 minuti giocati, 9 minuti giocati, questa è la sua azione preferita, girato sul piede perno, l'arresto. Nessuno se ne è accorto, ma il signor Danilovic, Šepanović, giocatore di rango internazionale, non ha ancora fatto un canestro. Tomašević, passi netto, passi. Si è mosso cercando spazio, spalle passi a canestro, ha cercato l'appoggio sull'avversario e mentre andava a cercare la coordinazione si è mosso, ha mosso il piede perno, il primo piede, l'appoggio e vedete, eccolo qui, vedete nettissimo. Peccato che non ci prendono nella parte bassa. Quindi i telespettatori... Era il momento precedente, ma non si sono visti i piedi. Comunque netta l'infrazione di passi. Dunque palla persa da Tomašević ed è in campo per Fučka. Eccolo qui da Racconigi, Cuneo. Alessandro Abbio, stella della Kinder Bologna. Sul grande cubo c'è anche Marco Nato, pronto a entrare. Abbio per Myers, va Myers, scarico. Buono, prova il tiro da tre, Abbio, corto. Ho coraggio, ha avuto coraggio. Sai, un giocatore che è entrato ora, Franco, è un po' freddo. Ma Abbio ha sempre avuto coraggio, questo è la cosa fondamentale di questo giocatore. Campioni del mondo in difficoltà in attacco, 7 punti per loro da recuperare. Danilovic, Galanda penetrato, contiene con un fallo la penetrazione di Milenko Topic. Si è mosso leggermente in ritardo, vedi? Si è mosso leggermente in ritardo, si è visto dal replay. Lui aveva l'idea buona, ma le gambe ancora non hanno la reattività giusta. Cambio per l'Italia, fuori Kjačić che deve riprendere un po' di fiato, ha giocato alla grande questo avvio di partita. Roberto Kjačić è stato bravo in campo Roberto. 10 minuti, ottimo soprattutto in difesa, ha fatto un lavoro straordinario. Prende il 5 dai compagni ed ora in campo c'è Denis Marconato della Benetton Treviso. Abbiamo giocato 9 minuti e 58 secondi e il signor Danilovic non ha ancora fatto un canestro. Šepanović contro Abbio, Tomašević passa e blocca per Šepanović, poi va dentro, ieri blocca per Danilovic. Non arriva un pallone a Danilovic, marcato magnificamente. Ieri mi è piaciuto tantissimo. È una nuova grande stella della Jugoslavia questo giocatore. Šepanović è il primo tiro ed è anche il primo centro. Ieri è partito con un buonissimo 4 su 4. Fallo di Tomašević, intanto cercava di contenere il movimento senza palla dei nostri lunghi. Bisogna muoversi molto in quell'area colorata di blu, dove non si può sostare senza palla 3 secondi, pena la perdita del pallone, ma l'infrazione. I tagli sono continui e bisogna lavorare per far muovere la difesa. Cioè, teoricamente il concetto è uno può andare dentro l'area blu, ma bisogna che esca subito, non può tenere la posizione fissa dentro l'area blu. Intanto c'è anche Tarlac, altra stella europea, un naturalizzato, Tarlac in campo con il numero 13 dall'Olympiakos del Pireo. Va contro Šepanović, Myers, arresto, tiro sul primo ferro, rimbalzo di Dejan Bodiroga. Non dobbiamo forzare, non dobbiamo... Ecco, Danilovic va, conclude, segna, bravissimo Danilovic, una grande opportunità per lui in contropiede. Poi Basile cerca di velocizzare il gioco, poi si ferma, fuori per Marco Nato. Giocati 11 minuti nel primo tempo, Italia in attacco, avevamo 7 punti, ora ne abbiamo 3. Mini break per la Jugoslavia. Corto il tiro di Galanda, a malapena prende il ferro. Secondo me adesso abbiamo bisogno di un momento di riflessione. Abbiamo giocato 2 o 3 palloni non al massimo delle nostre possibilità. E sai, contro di loro non ti puoi permettere tanti errori. E deve rientrare Meneghin, Fallo, Fallo in attacco di Bodiroga. Fallo in attacco di Bodiroga, primo fallo. Il giocatore può prendere la posizione ma non deve muovere troppo il corpo contro l'avversario. Invece, e vediamo se ce lo fanno rivedere. Invece Bodiroga, vedrete. Vediamo se Fercioni ce lo ripropone. Eccolo qui. Vedete? No, qui è la protesta di Bodiroga. Qui loro protestano sempre, Franco. Guarda, è una roba pazzesca. Protestano Basile tutti. Sta giocando alla grande. Mi fa molto piacere perché ha avuto tantissime critiche. Il ragazzo le ha assorbite benissimo. E adesso nel momento decisivo, anche ieri, ha giocato una partita straordinaria. Basile, arresto, tiro. Sul ferro, ancora un'opportunità sprecata dall'Italia, rimbalzo di Tarlac, l'Italia deve fare attenzione, non segna da 2 minuti e 15 secondi di gioco effettivo, fallo di Basile contro Bodiroga, è un fallo non speso bene questo a centrocampo. No, perché dobbiamo anche capire che quando noi siamo arrivati a 7 falli complessivi,
si cominciano a tirare due tiri liberi, quindi noi abbiamo cinque falli di squadra nel primo tempo come la Jugoslavia. Cinque falli la Jugoslavia, quindi adesso ogni fallo. Attenzione, perché ora c'è Lukowski, eccolo qui con il numero 10, non è al 100% della condizione, ma è l'unica alternativa vera in play nella posizione di regista della formazione di Obradovic. Šepanović, il passaggio battuto per Danilovic, marcato stretto da chi lo conosce bene, Abbio. Sono compagni di squadra nella Kinder. La stoppata di Abbio, magnifica, ne parleranno a lungo. Mamma mia, ha stoppato la palla, poi non contento, si è buttato fortissimo. Immaginiamo la reazione nei bar, nei ristoranti di Bologna, anche dei tifosi della Kinder, che saranno migliaia e migliaia per questo duello tutto virtusino. La stoppata di Abbio su Danilovic. Sai quante volte in allenamento l'hanno fatto questi duelli? E si ripete dalla parte opposta e Abbio va a sbagliare, c'è il rimbalzo in attacco di Galanda, bisogna segnare. Bravissimo. Segna, appoggia al vetro e realizza nel rettangolo piccolo. Avevamo bisogno, Franco, perché era un po' che stiamo soffrendo in attacco per far canestro, cioè facciamo canestro con grandi difficoltà, fortunatamente anche la Jugoslavia, e questo canestro qui ci dà un ossigeno meraviglioso. Italia 50%, 9 su 18 per il momento, 6 su 12, 50% anche per la Jugoslavia, che ha tirato 6 volte in totale meno di noi. Frutto della grande difesa azzurra, aiuti e recuperi. Bravissimo. L'aiuto ancora, e c'è il fallo di Marco Nato che cercava di anticipare Tarlaz con la mano davanti. Anche perché se gli fa prendere la palla lì e lo fa girare, canestro vale. Se va in posto basso, Tarlaz segna. E ieri non è entrato nei quarti di finale Davide Bonora, che è stato molto importante nel gestire situazioni delicate nelle giornate precedenti. Entra ora per Gianluca Basile. È un cambio, secondo me, è molto interessante. Basile stava giocando bene in difesa, Bonora invece è un giocatore totalmente diverso, è un giocatore che dà più tranquillità in attacco, perché lo chiamano il ragioniere, lui fa tutte le cose quasi perfette. Un playmaker vecchio stampo, neo acquisto della Kinder di Alfredo Cazzola e Ettore Messina. Fallo in attacco? No, fallo ad Abbio. Fallo ad Abbio. Questo è un fallo molto pericoloso. Protesta vivacemente. Sì, perché anche Tanjevic. Raggiungiamo il bonus. Significa, cari signori, che adesso l'Italia ogni dalla prossima personale azione fallosa, ogni fallo sarà tirato, sarà punito con due tiri liberi. Ecco, rivediamo. Devo dire, francamente, non l'ho visto. Chi l'ha visto? O mi servono gli occhiali. Siamo su Rai 3. Chi l'ha visto? Mi servono gli occhiali. Va bene, comunque prova Šepanović, grande tiratore, ma stavolta per nostra fortuna sbaglia. No, e poi c'è no, la contesa. Contesa, Meneghin. Questo no. Come c'è un guerriero. C'è stata una decisione fra Meneghin e Marco Nato, la palla la prendi tu. Hanno tagliato fuori io, benissimo Tarlaz, ma se gli si lascia l'opportunità di rientrare sul pallone, vedete che cerca di recuperare questa palla arancione dalla spazzatura e comunque conquista la contesa. Ed è un buon risultato per Tarlaz. Una nota di cronaca, sto guardando la panchina dell'Italia, Blasetti, Meneghin, la stanno vivendo in maniera palpitante. Blasetti sta sudando, sta guardando, sta urlando, una cosa meravigliosa. Blasetti non è in voglio dire Silvestri. Blasetti, il segretario generale, Silvestri è dietro con Maifredi, il presidente della federazione. Ma anche c'è lui di dietro. Anche il numero uno del CONI. E intanto recupera Meneghin e va. Va in azione d'attacco l'Italia, prova la tripla e la mette. Non ci sono parole, rivediamo. Stellare, ho detto non ci sono parole. Guarda la palla. Ammiriamo. Guarda la palla. Lasciamo agli spettatori il commento per questa partita e questo momento magico. 22 a 14. 8 punti per l'Italia. Più 8. Un jump shot di Meneghin. Questo da è un 7 giocatore metri. Pericoloso, Franco. È un Brazauskas pericoloso. Segnala il fallo a Bonora. Primo lui fallo. Gioca all'ombra di Bodiroga e Danilovic, questo giocatore qui, però secondo me è un giocatore attualmente di una pericolosità straordinaria, ci farà soffrire, Franco, ci farà soffrire. L'Italia zitta zitta è arrivata al massimo vantaggio e Šepanović non approfitta di questa opportunità, è vero? Non tanto zitta, Franco, la vedo tonica, la vedo ha bella. Lavorato bene Bellati, con lui l'osteopata Zaza. 0 su 2, non va male, non va io male. Ho piacere, poi tu dì la tua, non va bene, puoi dire la tua, io non dico niente, dicono che io sono un po' antisportivo, io non ma io dico ho niente. Piacere allora, rimbalzi totali 9 Italia, 9 Jugoslavia, due errori dalla linea dei liberi per la Jugoslavia e Abbio va a scaricare per Meneghin. Buona circolazione questa, ottima circolazione, la palla gira, ottimo. Abbio adesso qualche secondo di troppo. Buono, Marco Nato deve prendere questo tiro, lo sbaglia, peccato. Abbiamo giocato bene. Quando hai fatto lo doveva prendere, non doveva rifiutarlo. Šepanović va, lo contiene molto bene Meneghin, ma poi chiude fallosamente Marco Nato.
Stefanovic è una rottura di scatole pazzesca. Stefanovic è molto bravo. L'ho detto prima. L'emergente. Ma non ne parlavamo prima della partita. La squadra emergente del campionato jugoslavo. Facevamo un toto quiz chi erano i giocatori più pericolosi. Tu mi hai detto Bodiroga, Danilovic. Io ti ho detto, questo giocatore ci farà soffrire, Franco. Le percentuali, ancora l'Italia al 50%, è leggermente calata quella della Jugoslavia, 46% nei tiri liberi, però vedete l'Italia ancora niente, non è ancora andata in lunetta, mentre la Jugoslavia ne ha già sbagliati 3 su 5. Ne ha tirati 5 però, noi nemmeno uno. Credo che sia quasi un record. Perciò va sulla tribuna stampa e qui sulla panchina italiana. Stavo dicendo che è arrivato il presidente del CONI, Petrucci, che ha vissuto ieri la grande soddisfazione di questo ritorno dopo 16 anni, dopo Los Angeles 84 ai giochi olimpici. Saremo a Sydney 2000, con lui c'è il segretario generale Pagnozzi del CONI, come detto il segretario generale della FIP Blasetti, con il presidente Maifredi, sì, sono tutti qui dietro la nostra Prandi, ho visto anche, quasi Prandi. Tutto ci sono tanti allenatori, tanti allenatori italiani, ovviamente tutto il basket italiano stretto intorno a questa squadra, un momento molto delicato, c'è tutta la stampa italiana, tutti i giornali, tutti i più grandi quotidiani rappresentati. Oggi hanno dato spazio ai giornali alla pallacanestro. Superbasket di Franco Montoro diceva alza la voce Italia, e credo che abbia detto bene Montoro. Sì, ha detto bene, perché è il momento di alzare la voce. Di alzare la voce, ma forte, con coraggio, in qualsiasi maniera. Forte e chiaro. È chiaro, sì, Franco. Io credo che questo è il momento di avere coraggio. Se questo disturba Stefanovic, che continua a sbagliare dalla lunetta. Io ho detto che ho piacere. Io continuo, mi dicono che sono antisportivo, Franco, ma io ho piacere. Va bene, 5-34. Peccato. 1 su 2. 1 su 2. 22-15. Mancano 5 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Fasi palpitanti del primo tempo che stiamo vivendo in apnea. Marconato. Meneghin contro Stefanovic, il taglio di Abbio, seguito da Danilovic, un bel duello questo. Meneghin, Galanda, non bisogna forzare, bella il taglio palla, splendido di Abbio. Zitto. Marconato a schiacciare. Azione da manuale. Devo dire che se dovevo pensare a un'azione straordinaria, vedere questa azione di da manuale? Manuale, guarda. Manuale del basket, schiaccione di prepotenza di chi? Di Denis Marconato. Sette passaggi. Una delle stelle di Barcellona 97, Tarlaz. Danilovic, la palla dietro la schiena, va, conclude, no. Segna, questo è un grande campione. Sì, un po' in difficoltà, però. Più 9 era il massimo vantaggio per l'Italia. 4 minuti e mezzo ancora, è lunga Bonora. Meneghin. Quando sei avanti il tempo non passa mai, quando sei indietro il tempo passa in una maniera sale fretta. Bonora, arresto e tiro di Abbio, c'era un fallo su di lui. Pensavo che ne buon tiro ha fatto. Topic ha recuperato un pallone importante, ora Bonora un attimo in ritardo sul blocco di Tarlaz e poi recupera la posizione su Lukowski. 4 minuti e 5 secondi all'intervallo sul cubo del cambio Fučka e Myers. Topic chiuso benissimo, palla persa, c'è un doppio cambio per noi, pochi secondi di pausa, Italia avanti di 7. Di nuovo in onda sulla rimessa che viene effettuata ora dal vice capitano azzurro, Meneghin per Fučka, poi Myers. L'Italia gestisce lentamente questo possesso di palla quando ha 7 punti di vantaggio e mancano 3 minuti e 50 secondi al termine del primo tempo. Doppio cambio importante pronto per la Jugoslavia. Grande Bodiroga e Divac. Carton Myers e Danilovic, un duello nel duello della partita. Fučka, gran movimento. Grande lo movimento, scarico. Grande Marconato. Scarico, fallo. Che movimento fallo. Sulla linea di fondo, l'ha presa, la voleva, è andato dentro, ha preso un fallo. Bellissimo, adesso guarda, Importante. Guarda come si protegge la palla Marconato con l'altra mano. Bellissima questa azione, ci sono delle riprese fantastiche, devo dire complimenti perché rendono esattamente bravo Frecioni e allora Paris. Marconato in lunetta e sono i primi tiri liberi per l'Italia, due falli su di lui consecutivi. Denis Marconato realizza il primo tiro libero per adesso. Bodiroga e Danilovic ce l'abbiamo tenuti veramente molto bene. Sbaglia il secondo.
1 su 2 25-17. Più 8 Italia quando mancano 3 minuti e 33 al riposo. 3-33, ancora più 8, punteggio basso, non poteva essere altrimenti. Bodiroga contro Bonora, il blocco di Tarlaz. Ancora Bodiroga, non chiude il palleggio, lo fa con questo arresto brutto, bruttissimo. Buonissimo, sta perdendo la testa, di... non è lucido Bodiroga, no. Non è il solito Bodiroga che agisce in posizione di guardia tranquillo, ma nel passato lui ha giocato per esempio con signori che si chiamavano Giorgiovic, si chiamavano grandi giocatori, oggi l'abbiamo vista in albergo poco prima della Fucsia, mamma prova mia, da tre. Grande canestro, grande! Tre punti! Devo dire che guarda, Gregor Fucsia, eccolo qui. Mamma mia. 2,15 metri di talento. 28-17. Neo papà di due gemelle splendide. Grande, guarda. Tre guarda. Bambine nate negli ultimi giorni, negli ultimi mesi, due di Fucsia, una di Basile. E questi tre punti sono dedicati alle due gemelle. Ci porteranno fortuna, Franco, vedrai. 28 Italia, 17 Jugo, più 11 Italia è il massimo vantaggio. E c'è un time out, non credo ci siano altri mini spot per questo primo tempo. E dunque possiamo a questo punto dire 11 punti, non bisogna abbassare la guardia. A questo punto c'è un time out. Che cosa sta dicendo Tanevic? Beh, guarda, la prima cosa che sta dicendo Tanevic in questo momento è che siamo in vantaggio e adesso dobbiamo sfruttare ogni occasione con calma, senza precipitare nessuna soluzione. Adesso loro devono rincorrere, loro devono essere preoccupati. Noi dobbiamo giocare con calma e tranquillità e cercare di mettere il pallone dove noi vogliamo senza bisogno di forzare niente. Alla vigilia hanno ripetuto alla noia tutti gli azzurri, bisogna giocare 40 minuti intensi, lo hanno in effetti detto anche gli slavi, ogni pallone può essere quello decisivo. L'Italia ha giocato un primo tempo da favola contro la Croazia all'esordio, più 19, poi si è fatta rimontare clamorosamente, ma era la prima partita. Ha giocato alla grande contro la Lituania nel primo tempo, sorpassata soltanto all'ultimo minuto, poi nel secondo tempo c'è stato un blackout inspiegabile, ha perso netto, ma Sabonis quella partita se la ricorderà a lungo perché ha fatto davvero i numeri, i bambini con i baffi. Bella palla, anticipo di Fucsia, contropiede, fallo. Attenzione, Danilovic si è preso un bel tecnico perché ha gridato forte e chiaro a Vinovni quello che pensava. E secondo me non dica quello che ha detto. Non dico quello che ha detto, però per carità, secondo me l'altro l'ha capito, ma secondo me anche dalla situazione labiale, e gli ha messo questo bellissimo tecnico. Sì. Perché la partita bisogna vincere sul campo, non con queste situazioni. Ma per, per un attimo Lombardi ho temuto che lei stesse. No, sto tranquillo. Anche se ti devo dire che sono emozionatissimo, Franco, perché un evento come questo, viverlo da qui, è totalmente diverso da viverlo come allenatore. Intanto Myers così ha messo due tiri liberi per rimanere nella sua mente. È una roba pazzesca. Però forse a casa non la riconosceranno perché ha perso diversi chili. Più 13 è il nuovo massimo vantaggio per l'Italia. Peccato! Prova Myers su Danilovic. Peccato. Ancora Danilovic. Va sulla linea di fondo, chiuso benissimo, non c'è Mamma spazio, mia, non c'è palla. Spazio. È come la via di Roma nel traffico dell'ora di punta. Vai. Abbio il contropiede a segnare il sottomano. Italia 32, Jugoslavia 17, più 15. La Jugoslavia 2,14 all'intervallo, più 15. Più 15 e si fanno sentire i tifosi italiani. Netta arrivati da ogni parte, dalla provincia di Parma, da Milano, da Bologna. Prova da tre punti, Danilovic sbaglia e il rimbalzo è per la Jugoslavia. Bodiroga ha subito fallo, lui è micidiale del posto basso perché sa prendere rimbalzi come i lunghi, ha il senso della posizione, il tempismo, è un grande speculatore del posto basso e spesso termina con un numero di rimbalzi superiore ai suoi lunghi. Anche perché è un campione, Franco, è un fuoriclasse. E campione hanno sempre qualcosa di più degli altri. Ed è anche un amico e gli vogliamo anche bene tantissimo perché è un ragazzo d'oro, è figlio di Tanevic in pratica, putativo. Eccolo qui. Però ti ha anche detto che oggi lo vorrebbe battere suo padre. Ha detto è mio padre, ma mi dispiace, lo devo battere. E poi ha ribadito lo devo battere. Però è un ragazzo d'oro, eccolo qui. Benissimo. D'oro perché fa 2 su 2 e regala due punti. A me mi piace meno quando va 2 su 2, speravo diverso, pazienza. 32 Italia, 19 sul 32-17 l'Italia è andata a più 15 con Abbio. Però ora più 13. Ricordiamoci che la Jugoslavia è fatta di grandi campioni. Non di molla mai, non molla mai. Non molla mai, Franco, è ancora lunghissima. È un film lunghissimo. Questo Blanche da seguire in apnea. Come dico sempre, con le cinture allacciate perché ci può essere sempre il momento di turbolenza e non bisogna farsi prendere impreparati, vero Lombardi? No. C'è un fallo ora. L'Italia però sta giocando con grande personalità, Franco. Non so se noti. Sta a giocare con personalità, però Lombardi per 40 minuti. Sì, però.
quindi noi siamo qui tranquilli, sereni, stiamo seguendo un primo tempo molto bello. Ti devo dire, Franco, un po' meno sereno, sono molto teso perché l'Italia potrebbe raggiungere qualcosa di incredibile che circa 3 mesi fa era impensabile, 2 mesi fa era impensabile. Lasciamo, Lombardi, siamo tranquilli, manca 1:40, ancora 100 secondi al termine del primo tempo, l'Italia torna con i tiri liberi al più 15, 34-19. Bodiroga, il gran lavoro di Marco Nato su Divac, una sfida stile NBA, fallo e infrazione di passi. C'era anche un fallo, ma gli arbitri hanno giustamente segnalato l'infrazione di passi. Eccola qui. Ha perso per un attimo la palla, l'ha riconquistata. Bodiroga. Passi. Si è visto, quindi guarda che devo dire che la televisione ha fatto il regista, ha preso il momento magico proprio, che non è facile quando Bodiroga ha perso il pallone, in maniera che così non ci sono le palle perse, 10 Jugoslavia, 1 Italia. Questo che cosa significa? È il dato essenziale di questo primo tempo. Grande difesa italiana, il marchio di fabbrica, Galanda da 3, tripla di superbo Giacomo Galanda, tripla, voilà. Lo aspettavamo Galanda, devo dire. 37-19, Italia al nuovo massimo vantaggio contro i campioni del mondo, ma è ancora lunga. In questo momento la Jugoslavia si sta salvando solamente con la grande esperienza. Terzo fallo Bodiroga di Abbio, terzo fallo di Abbio, che sta facendo un lavoro mostruoso in difesa. Alessandro Abbio, io ho detto che è un giocatore che va considerato come un americano, bisognerebbe tesserarlo come un americano nel nostro campionato. Molti giocatori dell'Italia, anche lui, anche lui il capitano. Ma secondo me lui è americano. Carlton Myers, uno di quelli che nella estate che è appena cominciata spingerà tanti ragazzi in canottiera e senza a giocare sulle spiagge al beach basket, che crediamo a questo punto, grazie a questa semifinale europea, questa Olimpiade riconquistata, possa riguadagnare tante posizioni perse in passato. Ancora un errore degli islami, ma è bravissimo Bodiroga dopo questo che Divac è volato altissimo al piano di sopra. Con il tap out, fallo di Fucsca. Vedi, queste, loro si stanno salvando con l'esperienza. È una squadra che in questo momento è in grande difficoltà, però guarda che bella questa immagine di Carlton Myers, molto intenso, che però voleva dire qualcosa al compagno, mentre vedete che Meneghin sussurra, chissà che cosa sta dicendo a Tomasevic. Che gli starà dicendo? Vorrei vincere io questa volta qui, dopo tutto. È stato molto bello una cosa del genere l'anno scorso, l'altro ieri, di Sabonis a Meneghin. Sabonis gli ha detto: mantieni la concentrazione, non pensare ad altro, rischi di perdere la concentrazione, stai tranquillo perché devi giocare ancora. Sabonis, l'esperienza. A me però devo dire che questa partita per adesso la stiamo vivendo in maniera palpitante, perché l'Italia sta giocando una pallacanestro. Il taglio di Myers straordinario. Sale, taglia anche Fucsca, riceve palla contro Tomasevic, non va uno contro uno, non prende la linea di fondo, no, tira da fuori. Sul ferro, Galanda, il tocco di Divac per Bodiroga. Ultimi 25 secondi, peccato, avevamo 16 punti e palla in mano. Non facciamo fallo. Ecco, qui è importante non fare fallo, mancano 20 secondi, può essere l'ultimo possesso. Bodiroga è sotto e in angolo. Lukowski va. Vedrai che rischiano Šepanović, 10 secondi, il blocco alto di Divac, il passaggio per lui. Lo marca magnificamente Meneghin. E poi Divac va a sbagliare. Rimbalzo Bodiroga, segna. A 3 decimi dalla fine, peccato, peccato. A 3 decimi dalla fine la Jugoslavia segna un canestro importante. Un canestro importante. Un canestro importante, ma sono sempre sotto 14 punti. Eravamo più 17 e ora più 16 palle in mano. Comunque 37-23, 3 decimi. Più 14, Eravamo a 16 punti di vantaggio, 37-21, palla in mano, non abbiamo saputo sfruttare questa opportunità. E qui Vlade Divac, la stella di Sacramento. Bellissima questa immagine. Va a sbagliare. Che stranamente, perché era libero. Ancora dall'altro angolo, noi approfittiamo di questa pausa per ricordare un po' di titoli. Italia sei immensa da tutto sport, esaltante ancora da tutto sport. Sono rimasto a bocca aperta, dice Pozzecco, Italia show dal Messaggero. Un canestro che vale doppio dal Corriere della Sera. Poi entusiasmante Italia, un volo verso Sydney, la Repubblica. Uno sport pazzo di gioia, adesso viene il bello. Dalla prima pagina della Gazzetta, un'Italia da urlo, bella Italia. 6 a Sydney, annichilita la Russia. E ancora troviamo, c'è un bellissimo pezzo sulla Gazzetta di Cannavò, stupendo, un fondo in prima pagina, bellissimo, da ricordare. E vogliamo ancora ricordare quelli che sono
i titoli, l'Italia artiglia i giochi e il sogno dal Corriere dello Sport, e chiude il primo tempo questo pallone inutile, perché ormai in tre decimi non c'era nemmeno il tempo di arrivare a un tiro degno di questo nome. Prima frazione, Italia avanti 37-23 e vediamo anche qualche cifra, 14-26, 54% contro il 47 degli slavi che hanno 8-17. Ai rimbalzi abbiamo 16 rimbalzi da una parte, 10 dall'altra, l'Italia ne ha 10, però l'Italia con quel 14-26 al tiro e con le sta giocando bene, palle perse ha fatto una partita, nella Jugoslavia ha fatto la differenza. Sì, ha fatto una partita esemplare, ha giocato fortissimo in difesa specialmente, ha annullato per adesso i due grandi astri Danilovic e Bodiroga. Bene, grazie Lombardi, questi i punteggi dei nostri. Allora da Franco Lauro e Dado Lombardi per il momento è tutto, in studio abbiamo Andrea Fusco e Sergio D'Antonio, a loro cediamo la linea per riprenderla più tardi. Primo pallone del secondo tempo per l'Italia sulla contesa, conquistato da Andrea Meneghin. Primo possesso subito per gli azzurri, oggi in tenuta bianca. Attaccheranno da destra verso sinistra nella ripresa per i vostri teleschermi. Chi aveva slacciato le cinture torni ad allacciarle, perché ci sono 20 minuti di gioco effettivo da vivere in apnea. Sì, da vivere in apnea. Speriamo ancora delle gioie, ci sarà della sofferenza, però ci sarà da divertirsi, perché comunque questo è il basket, questo è uno spettacolo. Meneghin, De Paul, Myers, Kjačić e Fučka per l'Italia. Per la Jugoslavia Lončar, quindi il numero 15 Topić, il 9 Šepanović, Vlade Divac numero 12, e a completare il quintetto Dejan Bodiroga. Il fallo della difesa jugoslava per Lončar, terzo fallo personale. Italia più 14, aveva 17 punti sul 37-20 nel primo tempo, dove Fučka, che ora va a sbagliare, e Meneghin sono stati migliori. Qui c'è un fallo in attacco per Roberto Kjačić, che ha spinto nel tentativo di evitare il tagliafuori. Eccolo qui, ghiaccione Kjačić, e dunque ancora fermo il punteggio sul 37-23 dell'intervallo, e se ne vanno 30 secondi di questo secondo tempo. Bodiroga. Franco, in questo momento, quando io con le mie squadre, quando ho questo vantaggio, dico sempre il secondo tempo, bisogna partire 0-0 e contano i primi 5 o 6 minuti. Se la squadra avversaria noi riusciamo a tenerla su quel punteggio e giochiamo con questa intensità, sentivo prima D'Antoni dallo studio, ha detto delle cose interessanti, proprio ha detto, se noi giochiamo con questa intensità non ci sono problemi. Condivido perfettamente quello che lui ha detto, perché ha centrato con una parola il valore della partita di oggi. Ci dirà poi qualche cosa su Roma, mentre aspettiamo notizie da Milano e dopo il ritorno nella massima serie di Reggio Calabria e anche di Pesaro, una piazza storica. A giorni atteso anche un grande annuncio da Napoli, che è stato preso Sanders e Casey Smith. Dunque tutte le città italiane impegnate, tutti vicini a questa squadra azzurra che è avanti di 12. Attenzione, 37-25. De Paul porta palla. Mamma mia. Ha perso l'attimo buono e ha perso la possibilità di andare. Comunque bella palla di Fučka. Fallo di Bodiroga. Fallo di Bodiroga. Bravissimo Fučka. Grazie Andrea Fusco e al nostro ospite Sergio D'Antonio. A tutti la più cordiale buonasera dall'Omnisport di Bercy. È il momento della semifinale, l'ora X è arrivata, Italia e Jugoslavia, i campioni del mondo contro i campioni vice d'Europa uscenti, e la Jugoslavia anche campione d'Europa uscente. Dunque si ripete in semifinale quella che fu la finale dell'Europeo di Barcellona 97. Buon divertimento a tutti al mio fianco per commentare questo splendido spettacolo. Un assalto continuo, intanto ha fatto 2 su 2 Fučka, 39 Italia, abbiamo i nostri 25 Jugoslavia. 14 punti identici al primo tempo. Divac raddoppiato da Meneghin in angolo. Lončar, che è un ottimo tiratore, mette la tripla. Nicola Lončar, e attenzione a non permettere alla Jugoslavia di rientrare in partita. Vedete che c'è pressione mentre va un replay, c'è pressione a tutto campo. La Jugoslavia ha stretto le maglie difensive, ora pressa fin dalla rimessa dal fondo, e dunque deve stare attenta l'Italia a tenere la lucidità nel possesso della palla, che ora è fondamentale. Non bisogna forzare, non bisogna andare grande canestro, concedere nulla, e grande Meneghin canestro, il signore dei canestri, va a realizzare appoggiando al tabellone. È lui il migliore in campo, non ci sono discussioni. 15 devo, di valutazione, devo 12 dire punti. Che mi aspetto adesso una grande reazione da Carlton Myers, perché per adesso si è dedicato straordinariamente alla difesa, ha marcato bene Danilo. C'era un blocco falloso di Divac, poi Lončar, sfondamento, fallo. Ma c'era già il fallo di Divac, che aveva bloccato in maniera sporca, un blocco di granito, come ha preso come un treno in corsa il nostro ragazzo, però
Sì, devo dire che è stato un blocco dei professionisti americani, questo è normale, eh. In Europa questo è molto più difficile. Intanto al nostro fianco Ezio Biancodolino, sempre attivo, sempre immancabile attivo e perfetto, sempre ci assiste, attivo. Tutto regolare sul collegamento internazionale, grazie anche a lui. E in attacco c'è l'Italia, 41 Italia, dobbiamo 28 tenere la palla, Jugoslavia, sì. Garton Myers, vediamo se va uno contro facci uno, sognare un po', vai, il blocco facci alto di Fucka, non c'è nessuno che va a aiutare Myers, poi arriva stretti, ovviamente Meneghin, troppo stretti, larga, allargare il gioco, prova la tripla, sul ferro, è errore, ma c'è rimbalzo in attacco e fallo, c'è rimbalzo in attacco di De Paul che è tornato dopo quella ferita, eh? E come ci sembra di rivedere, lui è un ci sembra di rivedere il Pozzecco della quinta finale scudetto, sì, quando sì, sì. Ferito col naso rotto diceva sono ferito al naso ma il cuore mi permette, è sempre lì, ma lo sai che lui era in panchina, Franco, prima, e continuava a dire a Stanovic io sto bene, voleva rientrare. Terzo fallo del suo fratello Budiroga, l'errore di Meneghin, due errori consecutivi, peccato, ha sporcato la sua percentuale del 100%, 5 su 7 per il momento, ancora 71%. Si vince non soltanto giocando bene in attacco, ma si vince con l'intensità difensiva, perché uno può avere anche in attacco qualche meno. Non è Calisto, no, è arrivato prima. È stato fatto sul primo palleggio. Quindi essendo stato fatto sul primo palleggio, anche se il giocatore ha completato l'azione ed ha segnato, il gioco era fermo al momento del fischio. È stato fatto sul primo palleggio. Sul secondo palleggio invece, Franco, eccolo, danno qui, continuità, fallo, vedi, guarda, gioco visto fermo, come si è visto bene. Sul secondo palleggio gli arbitri invece danno la continuità del movimento, allora può essere valido. Giustamente. È valido, ma sul primo palleggio difficilmente lo concedono. Questo lo diciamo per coloro che si avvicinano alla pallacanestro. Speriamo siano tanti. Speriamo tanti, perché è uno sport meraviglioso. Budiroga. Danilovic contro Myers, grande marcatura, grande lavoro di Myers, grande che va a aiutare su Budiroga, aiutare troppo che forma Myers, il tiro dalla distanza di Šćepanović da due punti, era con i piedi sull'arco colorato di rosso a 6,25 metri, 11 attenzione. Punti sono trascorsi e mancano 16 minuti e 45, manca tanto ancora, eh? Manca tanto, però l'Italia secondo me sta giocando ancora bene, adesso il Jugoslavia ha fatto due tiri d'attacco, 5 punti importanti consecutivi, sì. De Paul per Fucka, gioca contro Topic. Mamma mia, Danilo, Gregor Fucka, che duello che sta facendo. Palleggia con... alto, va contro Topic, certo, vediamo se va a concludere uno contro uno, gira sul conclude, piede perno. Conclude. Poi scarica fuori invece per Meneghin. Attenzione, bisogna tirare, trentesimo secondo, purtroppo deve forzare la conclusione Meneghin, ma era il trentesimo secondo e nuovo possesso sul meno 11 per i campioni del mondo. Jugoslavia sotto di 11, ma palla in mano. Budiroga. Motivo tecnico, la Jugoslavia adesso ha cambiato totalmente il sistema difensivo. Cerca di anticipare tutti i movimenti sull'esterno, rischiando molto sotto canestro, ma non vuole far giocare i nostri piccoli. Aggredisce in maniera incredibile. E vediamo allora la difesa invece dell'Italia. Budiroga, De Paul rimane sul blocco di Topic. Cambio difensivo sfruttato da Šćepanović, Divac subisce fallo, non segna per nostra fortuna e poi c'è uno scontro con De Paul. Fortuito. Rivediamo lo scarico di Šćepanović per Vlado Divac. Adesso stiamo subendo molto le penetrazioni di Budiroga, il quale non è che si procura solo dei vantaggi personali, ma scarica molto bene quando penetra, questo è fondamentale. E nei suoi, tutte le situazioni della Jugoslavia in attacco in questi ultimi 3 o 4 minuti vengono sempre da questo fatto che Budiroga sta penetrando, bisogna migliorare la difesa su Budiroga. È la voce del Dadone, questa invece è l'immagine di Vlade Divac da Sacramento NBA alla Jugoslavia. Vlade Divac sbaglia il primo tiro libero, Italia che resta a più 11 a 16 minuti 16 dalla conclusione di questa semifinale della 31esima edizione del campionato d'Europa. Campioni del mondo a meno 10, 1 su 2 per Vlade Divac. Eccolo qui. Ci hanno mangiato 5 punti. Grida forte la rabbia e la grinta di una squadra che è l'orgoglio di un popolo, una squadra che ha portato qui migliaia di persone con le bandiere, convinte di sospingere ancora una volta verso il trionfo i campioni d'Europa e del mondo in carica. In attacco l'Italia, più 10. È un possesso importantissimo questo. Attenzione, Kjačić, forza, De Paul. Meno male. Prende rimbalzo in attacco che vale platino. Però secondo me su Kjačić c'era una spinta. Va bene lo stesso, non voglio si essere gioca. Italiano. Se l'arbitro quindi... non ha fischiato, fallo non c'era, e allora si come gioca. Come dice Bosco. Fucka.
Dai Carlton. Myers, dai, Carlton. Il taglio di Fucca, riceve, spalle a canestro, va uno contro uno contro Topic, deve concludere e lo fa, segna. Mamma mia, ragazzi. Avete visto che mancino? Magia, magia. Questa è una magia. Peccato se la fanno rivedere. Che facile. Guardiamo, guarda, guarda le braccia, tutte le braccia alzate, guarda la palla, guarda. Stupendo, ma magia. Una coordinazione straordinaria. La ripetizione cinematografica con l'alta definizione, una splendida immagine. In attacco la Jugoslavia, Šepanović, spalle a canestro in angolo, va uno contro uno, si è isolato e vuole andare contro uno, contro Kjačić. Tivac subisce. No.
ecco, prendere dei falli con delle buone soluzioni uno contro uno è giusto, non forzare soluzioni dalla distanza cercando di risolvere ognuno per conto proprio la partita. Loro stanno facendo un motivo tattico nuovo. Ogni volta che Carlton Myers e Omeneghi hanno la palla sulle posizioni alte, cioè, devono essere sempre raddoppiati. Cioè, cosa vuol dire? Che loro vogliono che Carlton Myers e Omeneghi non entrino in partita e vogliono che la partita la devono giocarsela i De Paul e gli altri giocatori, insomma. In questo caso Marconato, Galanda o Abbio. E allora fuori Fucca e De Paul, dentro Abbio e Galanda, questi due cambi di Boscia Tanevic. Boscia ha risposto con un motivo tattico diverso, mette tre piccoli in campo per dare maggior fluidità all'attacco dell'Italia, che in questo momento con i tre lunghi stava subendo in maniera terrificante. I piccoli Abbio, Myers e Meneghin 2 metri. Vedi, guarda, Myers, Galanda, non c'è tiro da tre, ma scarico dentro per Marconato, segna. Grandissimo Dennis, passaggio di Galanda. Questo è un canestro importante, sì, anche per il morale, perché l'Italia stava un po' cedendo e stava rischiando di rimettere pienamente in partita la Jugoslavia come aveva fatto con la Croazia. Comunque è ancora lunga. Danilovic va contro Myers, è bravissimo, segna un canestro da campione. Danilovic, eccolo qua, lo zar dei canestri a realizzare. L'Italia sta, in questo secondo tempo ha perso un po' di fluidità, ma più che altro un po' di intensità difensiva. In attacco era logico che noi non potevamo avere sempre una media altissima. Galanda tira da tre. Tripla! Tripla di Giacomo Galanda. Immaginiamo la gioia a casa. Saranno saltati tutti dalle poltrone alle sedie. Anche noi, dai, diciamolo. Non ci mica da vergognarsi. Voglio dire, io sono saltato sulla sedia. Adesso venga giù. Spero anche tutti lì allo studio di Roma siano con noi. Questo è un canestro fondamentale per tutti. 48 a 38. 10 punti avanti. 48 a 38, riprendiamo la posizione. 48 a 38, 12 minuti e 30 alla conclusione della partita. Danilovic contro Maier, lo batte alla grande, segna deponendo. Danilovic sta prendendo la partita in mano. Il tocco di Danilovic, la deposta nella retina come se è fosse stato tanto tempo un servizio fuori di prima qualità, ristorante di prima. Noi abbiamo bisogno di Carlton, mi dispiace dirtelo, non voglio mettere in pressione, ma ho bisogno di Carlton. Meneghin a realizzare, vai. Ancora più 10, li teniamo schiacciati ai 10 punti i campioni del mondo e va bene così. Boscia si è avvicinato, bisogna riaumentare l'intensità difensiva, bisogna continuare così come le ultime, come diceva D'Antoni, l'intensità. E guardate come sono saltati i tifosi italiani all'ultimo canestro, guarda bellissima lotta fra Danilovic e Carlton Myers. No, Carlton non ci sta a prendere canestro adesso. Danilovic deve dimostrare campione lui, perché Myers lui è contro un campione. Danilovic. Myers contro Danilovic, il 10 italiano resta sul blocco di Divac, poi torna, prende un colpo in faccia Danilovic a Divac, sbaglia, segna, la palla lo aiuta battendo sul vetro e poi sul ferro. Siamo a 8 punti, 11-27. L'Italia sta cercando di mettere colpo su colpo contro la Jugoslavia, che in questo secondo tempo è terrificante. Marconato, Abbio, ancora Marconato, sale Galanda, riceve, gioca contro Topic, poi Meneghin sul settore destro, sale Myers. Riesce a prendere la palla vincente. Myers, ancora 6 secondi, bisogna andare dentro. Myers, fallo di Danilovic, il campione, il capitano, ha capito, ha guardato l'orologio, ha capito che doveva andare uno contro uno perché altrimenti non ci sarebbe stato tempo. Per noi pochi secondi di pausa. Rimessa in gioco il pallone, Meneghin per l'Italia, che gioca in attacco, il taglio di Marconato, fallo, stoppato e passi. Voleva il fallo Dino Meneghin, che di botte lì sotto ne ha date, ne ha prese tante, qui dice era fallo. Vedete Ivkovic che va da Obradovic, una bella immagine questa ripresa da Fercioni. E sai, noi abbiamo bisogno, Franco se mi permette, abbiamo bisogno di Carlton Myers, insisto, perché Meneghin e gli altri stanno facendo il massimo, noi abbiamo bisogno proprio che lui ci dia una ventata nuova, che in maniera che c'è tempo. 10:45, speriamo. Franco Bodiroga contro Myers, contro Meneghin, cerca la posizione, tira corto, grande lavoro di Meneghin che non gli ha permesso un tiro facile, lo ha marcato stretto, senza ha dovuto fallo, tirare fuori coordinazione fallo, leggermente in caduta all'indietro. Bello perché senza fallo con le braccia alte siamo buoni, dai. Meneghin, sale Myers, dai Carlton. Scarica, Abbio, ancora bene, mi sembra che Carlton abbia preso, via. E lui facci sognare. Cambia la posizione per il tiro, c'è un fallo in attacco all'Italia, fallo in attacco, si arrabbia ancora Meneghin, voleva la spinta. L'Italia è andata a 7 falli, penso, 6.
Questo è il settimo falli. Fallo di squadra, allora, come già la Jugoslavia aveva aggiunto il bonus, anche l'Italia ora. Quindi da questo momento in poi diventa delicata la posizione di entrambe nella ripresa e c'è un time out. Per noi ancora pochi secondi di pausa, poi di nuovo in linea. 50 Italia, 42 Jugoslavia, alta la musica, per noi una pausa brevissima. È la semifinale del campionato d'Europa, Francia 99, i francesi fuori dalla finalissima, speravano di fare la coppiata storica a fine secolo, mondiale di calcio 98, europeo di basket 99, ci hanno creduto, hanno sognato, hanno riempito la Manisport, hanno tifato, è andata male a loro. L'Italia si gioca contro invece i campioni del mondo uscenti, i campioni d'Europa uscenti, la opportunità di andare a una storica finale. A 16 anni dalla finale di Nantes proprio in Francia dell'83. Siamo avanti di 8, ma attenzione perché sull'ultima infrazione in attacco abbiamo perso un pallone. Ora la Jugoslavia può ridurre con Topic, lo fa. Due punti, esultano tutti in piedi gli slavi ora. Partita completamente riaperta, 50-44, Lombardi. Adesso serve veramente nervi saldi, idee molto precise. Era chiaro che la Jugoslava cercava di fare il massimo in questo secondo tempo e sta giocando in maniera incredibile, proprio da campioni. Galanda. E questi sono falli perché non esiste. Topic, insomma, fallo. Fallo netto e fischiato alla terza irregolarità di Topic, alla terza, non alla prima. Stanno concedendo troppo alla Jugoslavia. Questo gioco maschio, fisico, noi lo subiamo, loro sì, stanno. Anche facendo. Se Divac aveva detto che l'europeo si vince con la fisicità, usando i muscoli, usando la forza. Sì, ma no, la fisicità non vuol dire far fallo, eh. Queste sono opinioni, eh? No, no, no. Il regolamento è uno, è internazionale. Galanda mette il primo. Non c'è un regolamento jugoslavo italiano. Ad ogni modo, Galanda ci porta 7 punti e Galanda ci porta 7 punti. 51-44, peccato, lui è un buon tiratore, in questo caso 1 su 2. Giacomo adesso bisogna Galanda. Chiudere la difesa, eh? Forza ragazzi. Vicino alla doppia cifra. Non devono punti. Segnare, non devono segnare. Topic, il taglio di Danilovic, seguito da Meneghin. Va uno contro uno, rischia di perdere la palla, gli scivola, la recupera. Vuole decidere da solo, va e conclude. Questo è il fuoriclasse, eh? L'aveva pensata da subito. Lui questa, è un campione. Si è capito dall'occhio. Non lo dimostra oggi, l'ha dimostrato anche l'anno Furioso, scorso, Danilo, anni fa, tre anni fa. Meno 5, meno 5. Jugoslavia lì ha un soffio dall'Italia. C'è da soffrire fino in fondo per quanti si mettessero ora all'ascolto in visione. Meno di 9 minuti. L'Italia da più 17 ha perso la palla ora. Ha solo 5 punti. 51-46. Danilovic ribalta il gioco. Abbio sporca la linea di passaggio che intendeva servire Šepanović, che è un pericolosissimo tiratore da quella posizione. 8-41. Siamo ancora 5 punti avanti. Prima della partita ci avremmo messo la firma. Ci siamo, adesso cerchiamo di tenerli, di conservarli, più che altro. No. Che numero, Bodiroga, 51-40. Stiamo cedendo la difesa. L'Italia da chiedere il minuto, Bosch, in difficoltà, vuole il minuto. Parliamo, Lombardi, vediamo sopra. Sul cubo del cambio Fucca. E l'Italia in attacco. Rimettiamo applaude Zarimiro Bradovic, vede vicino alla rimonta completa. Fusca. Da più 17 l'Italia, ora più 3 soltanto. Abbio. Rimettiamo i nostri campioni. Fallo che di Tomašević, fallo di Tomašević, nettissimo. Sembra non abbia fatto niente, c'è un fallo grosso come ogni fallo la panchina del Jugoslavia a brontolare. Vabbè, ma questo lo fanno tutti. Comunque il fallo permette ad Abbio di andare in unetta, l'arbitro lituano Brazauskas, fuori Meneghin. E fuori anche Marconato. Marconato, Meneghin buonissimo perché rientrerà, vedrai, mancheranno 4-5 minuti alla fine, darà il rush finale. E Calton si è riposato. Attimo di pausa. Oh, che beffa. Già che si beffa. Tirano pochi tiri liberi. Che beffa. Forza, forza, dai. 12 punti Abbio. Forza, uno dai, su forza. Due. Sì. 4 punti. 52 Italia. 48 Jugoslavia. 8 minuti e 9 secondi al termine. Bodiroga. Che non voleva soffrire, non poteva vedere questa trasmissione. In questa trasmissione bisogna soffrire tanto. Bodiroga. Tomašević, c'è fallo, non fischiato.
Šepanović ha chiuso benissimo. Buona difesa, da forza. Abbio. 10 secondi per l'azione d'attacco della Juve. Šepanović. Fallo su di lui. Fallo su di lui da Fučka. Fučka. No. Abbio. Abbio, quarto fallo. Abbio, quarto fallo. Ha ragione Bosch. Questo è un fallo gratuito. Cioè, è un fallo gratuito perché loro... spieghiamo. È un fallo gratuito, non dovevamo far fallo perché non era un'azione pericolosa. Mancavano 8 secondi, Sì, ma e ora non ha gestato anche la mira dalla linea dei liberi. Ora hanno 14 su 22, non stanno più sbagliando, avevano fallito una bella striscia in partenza. Ora con Šepanović tornano addirittura a meno 2, benissimo. È il minimo scarto. Si riparte da quasi 0-0, si riparte come da 0-0, 52 Italia, palla in mano, 50 Jugoslavia. I campioni del mondo hanno recuperato 15 punti all'Italia. Abbio, Myers, prova la tripla. Sì! Sì! La mette, bravo, il capitano, facci sognare, la mette il capitano. Ne abbiamo e questo bisogno. È il momento, io lo aspettavo, Lombardi, lei aveva qualche perplessità e stava chiedendo l'ingresso in partita deciso del capitano. Io le dicevo c'è tempo e forse questo è un momento importante. Però è importante, adesso sai, mi ha fatto è un momento importante, il fallo ora no, di Carter no. Myers non ha ci perdonano pietà, niente. Non ha pietà Virovnik, ma comunque l'intervento di Myers c'è stato, no. Ha cercato di contenere la bruciante iniziativa sul primo passo di Sasha Danilovic e Danilovic potrà andare in lunetta. Italia che comunque ha ripreso un po' di ossigeno con questa tripla di Carter Myers, Danilovic in lunetta segna e ormai non sbagliano più, hanno aggiustato la mira e continuano a centrare la retina. Danilovic nel secondo tempo ha preso la partita in mano, eh? Sì, 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 assolutamente sì, è 2 su 2. 5-5, 5-2. Sì. Più 3, palla in mano, non bisogna avere timore, bisogna giocare con grinta, con tutta la determinazione possibile. Forza Carson, vai, parte. 20 Carson, secondi vai. Per il gioco, Myers parte. Da 3, forcato il tiro e poi fallo. Oh. Voleva il fallo di Fučka Obradovic, ma gli arbitri lasciano giocare. Fučka si stava aiutando per cercare di recuperare, purtroppo la palla non ha attaccato il ferro. Carlton ha voluto forzare, d'altra parte lui è un giocatore che può decidere le partite, era un tiro molto difficile questo. 6 minuti e 55, Bodiroga contro De Paul, lo scarico, Danilovic a segno, mostruoso Danilovic nella ripresa, è lui lo zar, ancora meno 1. Bisogna che Carlton migliori la difesa. 6 e 40. 6 e 40, meno 1 è il minimo scarto nella ripresa, quasi in parità, ancora Myers sbaglia, ora non devono pensare di risolvere la partita, è così gli azzurri. Lombardi è un po' in depressione. No, sono depressione perché sbagliamo qualcosa, adesso ci siamo lasciati, cioè, non attenzione a Šepanović, attenzione a questo tiro da 3, sorpasso Jugoslavia. Vabbè, 55 a 57, mancano 6 e 14, a 6 e 14 la Jugoslavia ha recuperato il meno 17 del 37 a 20, guardate la disperazione dei tifosi italiani senza parole in questo momento, ma non bisogna perdere la calma perché mancano 6 minuti e 14 che nel basket sono un'enormità. Non solo non bisogna perdere la calma, ma noi abbiamo una buona squadra, quindi non ci dobbiamo abbattere se abbiamo sbagliato qualcosa. Abbiamo la partita 2 punti sotto, va bene, manca 6 minuti e 14, il tempo è tantissimo, abbiamo giocatori validi, Carlton non può pensare di vincere questa partita da solo, questa partita si vince come gruppo, se noi mettiamo insieme due componenti, grande intensità difensiva e un attacco molto attento. L'Italia è rimasta intorno al 50% scarso, la Jugoslavia si è portata invece al tiro, come vedete nella prima cifra in basso 66%, e ha preso a dominare la partita sotto i tabelloni, in particolare non ha più concesso un rimbalzo in attacco all'Italia ed è a quota 24 totale, lo vedete in basso a sinistra, contro 15 dell'Italia, complessivi i rimbalzi sono pochi per l'Italia in questo momento, contro i 24 della Jugoslavia, 19 in difesa, per l'Italia 10 in difesa, e ha concesso qualche rimbalzo in attacco di troppo. Meneghin playmaker, guardia gioca Abbio, sull'ala piccola gioca Carlton Myers, i due lunghi sono Galanda e Fučka. Ed è la prima volta che siamo sotto in questa partita, è la prima volta che siamo sotto. Io giocherei molto con Fučka. Fučka. Fallo io, di Tomašević. Ogni volta che prende la palla Fučka per loro è un pericolo. L'abbiamo abbandonato. In questi ultimi 6 minuti non le abbiamo mai dato una palla. Perché questo? Questo perché i piccoli si sono voluti assumere delle responsabilità troppo alte.
bisogna giocare con Fusca. Eccolo qui, l'airone. Segna il primo, sì. Grande trepidazione da parte di tutti. C'è un'atmosfera incredibile che si palpa. Sbaglia il secondo, ma c'è fallo, c'è rimbalzo di Galanda. C'è rimbalzo di Galanda. Buono. Pallone per l'Italia, dunque meno uno. Bodiroga e Meneghin quasi si abbracciano. Meneghin non ha paura di niente. Meyers contro Danilovic, cerca di ipnotizzarlo quasi. Abbio subito, contro Šepanović. Fučka, 5.35, forse, la linea di fondo. Vai Airone, vai Airone. Uno contro vai. Uno, forse prende un fallo. Fammi un beluncino, va. Fammi un beluncino. Eccolo qui, vieni, vieni. Nuovo sorpasso Italia, nuovo sorpasso Due Italia. Due palloni dati a lui, tre punti. Aveva ragione lei Lombardi, aveva ragione lei. Sto sgolando. L'avevano abbandonato, eccolo qui. Siamo ancora avanti un punto, bravissimo, bisogna pressarlo. Fallo di Meneghin. Fallo di Meneghin. Fallo di Meneghin ed è il terzo fallo personale di Andrea Meneghin, eccolo qua. Sofferenza grande per tutti noi, anche per Ezio Biancodolino che è qui al nostro fianco e che... Sofferenza perché era una partita che avevamo dominato, poi l'abbiamo persa così con qualche errore di troppo, adesso siamo ancora in partita. Ma la Jugoslavia ha due tiri liberi su questo fallo di Meneghin, visto che è stato raggiunto il bonus. Bodiroga prima o poi qualcosa sbaglierà, mi auguro. Non lo voglio dire, ma sai, è una questione di cabala, Benissimo. Adesso c'è il secondo, che farà? Lei vede che io sono sportivo, in silenzio. Sono sportivo. Quindi potremmo andare 58 pari. Pesa la palla, bene, la 58, metto. Bene, 58 pari. E abbiamo la palla. Si ricomincia da 0-0. E abbiamo la palla. Si ricomincia da capo. Questa è la palla canestro. Per chi non l'aveva scoperta fino a stasera, l'ha scoperta. E questa è l'emozione forte e la sofferenza. Sensazione. Che regala. Per fortuna, per gioia, fortuna, perché dolore, è bello anche così. È giusto. Cambiamenti. Così. Meneghin, Abbio, prova la tripla. Sì! Sì! Dì tripla! Questa. Abbio! Tutta la panchina all'arco dei 6.25, tutti in piedi. Tutti sono, in piedi. Sono un uomo felice. Sono un uomo felice. Bodiroga. Ognuno gioca la sua felicità come vuole. Bodiroga, scarica. Tomasevic, lasciato solo Tomasevic. Bene. Ultimo tocco va di bene, Fučka bene. Che è andato a chiudere come un falco su quella palla. Però, andiamo avanti. Che riflessi Gregorio. Sta giocando bene. È un fenomeno. Abbio ancora una volta è un 16 killer. 16 di valutazione, è lui ora il migliore. È lui il migliore. E a lui bisogna dare la palla dentro. Scivola Bodiroga. Passi. Infrazione di passi. L'uomo con la valigia, come direbbe l'amico Dampini. Ancora una volta ti dico, Franco, che sono contento che sia scivolato. Però ognuno esprime il suo senza concetto. Senza nessun problema, per fortuna. Eccolo là, no, per fortuna. Allora, però la palla è nostra. Per fortuna, senza nessun problema, anche perché qui dentro fa un caldo incredibile. E il rischio è per tutti. Poi abbiamo più caldo del solito, perché la partita... gioie, dolori, sembra che abbia belli. Fatto una doccia a Lombardi. Sì, lo so. Momenti belli, momenti brutti, Abbio, tensioni. Meyers, una partita come questa. 4:25, 4 minuti e 20. Galanda, Meneghin, Meyers. Dagli la palla. Dagli la palla. Vediamo se Fučka taglia dentro. Sì, c'è il taglio dentro, seguito da Divac. Non lo guardano. Meyers. Guarda, ancora un blocco di Galanda per Meyers. Sta gelando la palla. Danilovic. Sta gelando la palla Meyers. Galanda prova da tre. Sbaglia Galanda. Buono, Abbio andare, ultimi andare. A toccare gli azzurri, palla persa, peccato. Si arrabbia Tanevic, ha ragione. Deve girare la palla, deve girare la palla l'Italia. Hanno sbagliato in questo caso. Tanevic vuole vuole che la palla sia velocizzata, cioè vuole una buona circolazione di palla. E Abbio gli diceva che aveva ragione con questo movimento, che in gergo cestistico vuol dire giro di palla. Questa è una tripla fantastica che Fercioni ci ripropone al replay, guardate, in uscita dal blocco di Galanda, un blocco di granito e il tiro perfetto, la palla che sale. La palla parte dalle mani e arriva al canestro, Franco, sembra che non arrivi quando mai. Faccio... Non lei l'ha provata mai. Questa emozione, lei che faceva dei trentelli a tutti. E allora i rimbalzi, guardate, Fučka 4, Bodiroga 12. Fučka 14, Bodiroga 17. 12 rimbalzi, Bodiroga, 12 rimbalzi. I due figli di Tanevic. Fučka e Bodiroga. E allora mettiamoci un po' nei panni di chi è a casa, anche i neofiti lombardi, cosa staranno pensando in questo momento? Guardate, qui addirittura c'è qualcuno che dalle postazioni televisive si lascia andare a qualche gesto di esultanza. No,
La pallacanestro è un gioco di grandi sensazioni, passi da momenti di gioia a momenti di grandissime arrabbiature. La pallacanestro è un gioco che ti coinvolge emotivamente. Bella questa panoramica, straordinariamente sport, emotivamente. Saranno 20.000 persone dentro. Bodiroga in attacco alla Jugoslavia, Danilovic. Sasha Danilovic contro Carlton Myers, il blocco entrare. Di Divac, va Danilovic, lo scarico, Kershupanovic, non lo fanno tirare Divac, arriva rimorchio, passi, e passi, ha perso l'equilibrio, la coordinazione, grande difesa e la palla, dell'Italia. Ha perso l'equilibrio, la coordinazione, di conseguenza la palla, grande difesa dell'Italia. Abbiamo ritrovato per incanto, mi auguro, 3:38 dalla fine, calma, 3:38. Ancora una volta l'orgoglio della squadra. Fantastico. Ora si fanno sentire anche i neutri, gli spettatori neutrali. Due fallo tiri, due di Danilovic. Tiri. Danilovic ha cercato di fare il furbo. Danilovic sul blocco è rimasto, ha commesso il fallo in difesa. Anche se è un avversario oggi, devo dire che sono Danilovic tremendamente soddisfatto guardando Danilovic che sta giocando su Carlton Myers. L'essenza del basket. Sì, ma poi devo dire che Carlton l'ha subito in maniera straordinaria. Ci può stare che in un duello. Galanda, sì, siamo primo, a 4 punti, il primo è dentro, 3:28, 4 punti l'Italia. Grazie per il riepilogo, sbaglia il secondo, lo dico quasi per me stesso, Franco, 6-2, e poi per tanta gente che ci sta ascoltando, che sta trepitando con noi. 3 minuti e 20, Bodiroga seguito da Meneghin, conclude, sbaglia! Bodiroga, rimbalzo ancora. Palla per Meneghin. Via, contropiede. Carlton Myers, deve andare contropiede dall'Italia. Deve andare Carlton Myers. Vai solo. Lo scarico, recupera. Contesa. Guardate le braccia. Carlton sembra Myers di essere nella Plaza de Toros. Carlton Myers lo sa, guarda lo sguardo. Carlton Myers lo sa che ha buttato via una palla preziosissima. Qui, sì. Carlton Myers lo sa. Non fa niente. No, non fa niente. Segnerà il prossimo e lo dedicherà al suo amatissimo Joel. Eccolo qui, Carlton Myers, l'idolo di tanti ragazzi. Anche il mio. Di tutti noi. La contesa per Giacomo Galanda, contro di lui Topic. Milenko Topic. Questa è un'altra palla importante. Un 2-5 contro un 2-10, un'immagine intensissima di Boša Tanjević in ginocchio sulla linea laterale. È una contesa importante questa. 3 minuti e altrettanti secondi alla conclusione. Alza la palla 2 in zona d'attacco per l'Italia. No, Brazauskas. Ha saltato prima. Era irregolare. È irregolare. Io devo dire, se sono fiscale, Topic ci ha aiutato moltissimo perché ha saltato prima. Comunque, palla per la Jugoslavia. Bodiroga. Danilovic sicuramente farà blocca qualcosa. Per lui. Divac, giocano a 2. Divac. Fallo. Fallo su Divac di Gregor Fučka. Fallo di Gregor Fučka, l'arbitro Virovnik lo viene a segnalare, questi è Vlade Divac. Poi Fučka che ha commesso il terzo fallo personale a 2 minuti e 45 secondi dalla conclusione. Sono da poco passate le 22, ora italiana, Dado Lombardi, in diretta dall'Omnisport Bercy, la semifinale del campionato d'Europa, in diretta su Rai 3, grazie anche a Telepiù che ci ha concesso di offrire questo spettacolo per questa serata di sofferenza grande. Sono in religioso silenzio perché Divac ha sbagliato il primo. Sto dicendo delle cose che non ti dico, ma sono in religioso silenzio. Divac, secondo libero. Lo mette. Ok, un punto. 6-2 Italia, 5-9 Jugoslavia. Abbio. Lo chiude. Non è fallo? No. Lo chiude Bodiroga. La palla persa. Quando la palla viene rimandata nella metà campo difensiva, una volta superata la linea centrale, palla persa. E ha tentato disperatamente Meneghin, ma ormai dispiace, superata Picchio, la linea centrale, era comunque palla persa. Hai la mia simpatia, sei un grande giocatore, ma questa palla l'hai persa. 2:34. Tre punti avanti. Quando mancheranno 2 minuti alla fine, attenzione al canestro fatto subito, si fermerà sempre il cronometro, dunque diventerà ancora più lungo il finale. Bodiroga. Divac vuole lo spazio in post basso, sbaglia, rimbalzo per l'Italia, fallo in attacco, esulta anche Claudio Silvestri con il pugno alzato, si fa sentire Dino Meneghin che grida forte a Brazauskas, era da mezz'ora fallosa l'azione sotto canestro, quarto fallo personale del signor Divac.
Eccolo posso qua. Dire una comunicazione importante che mi ha detto di dire Blasetti alla fine del primo tempo? Non ci detto, sono biglietti. Non ci sono biglietti. Quindi chi volesse comunque dall'Italia vivere... me l'ha detto. Sì, sì, è perché vero, c'è è tanta vero. Gente italiana sì, che è venuta anche fuori dal palazzetto disperata. Ci sono migliaia anche di altre nazionalità francesi che volevano entrare, non c'è niente da fare. E intanto Fucsca no, segna! Come no, Lombardi? No, no, dico no, se andava fuori stavo lei, male. Allora. È stato lei, eh? Arrampicato con le mani. Sbaglia il secondo. Prende il pallone. Rimbalzo toccato da Giacomo Galanda. 6-3-5-9. 2-15, 4 peccato, punti avanti. Peccato, 6-3-5-9, più 4 Italia. 2 minuti e 14. Fra 14 secondi il cronometro diventerà... Si fermerà su ogni azione. Un incubo. Bodiroga, forza! La conclusione. E la palla recuperata da chi? Dal capitano. Calma. Carlton Meyer si erge, si erge nella metà campo italiana. Calma. Meneghin, fallo. Fallo. Non fischiato. Non fischiato. Non fischiato. Okay. Si procede. Abbio, Galanda, Carlton Myers. Si fanno sentire ora i tifosi italiani e anche i francesi che tifano per l'Italia. Abbio. Myers. Tempo uno contro uno, 100 secondi. Fucsca deve andare. Deve andare. Deve andare. Sì. Deve andare uno contro uno. Sì. È arrivata chiara e forte la nostra voce. Doveva andare. 1:33. Doveva andare perché non poteva ripensarci. È partito, ha concluso. Non ferma, non facciamo fallo. 1:25. Topic, no, a tre punti. Mamma fallo di Divac, mia. Fallo di Divac. Fallo di Divac. Quinto fallo. Ci scusiamo con i telespettatori se partecipiamo con grande Ma mancano 80 secondi, Lombardi, è ammesso. E credo ormai, che loro eh. si accetteranno così. È ammesso. Vediamo anche Mimmo Cacciuni dietro la panchina che sta facendo il un lavoro Mimmo, straordinario. Il grande Mimmo. E lì anche lui... ha perso 3 kg, lo diciamo per la sua signora e per il suo piccolo Niccolò, ma qui tutti quanti torneremo a casa. Franco, Galanda a terra, stiamo vivendo c'è time out, un momento c'è time bellissimo. Out. Non finisce mai. No, tempo, devo dire, stiamo vivendo un momento bellissimo. Ora, era anni e anni che noi non ci sentivamo partecipi di questo momento. Era anni e anni che subivamo sempre contro le solite stiamo storie. Giocando, Lombardi, ricordiamolo, contro i? Contro i migliori giocatori. I maestri jugoslavi, i campioni del mondo, campioni d'Europa in carica. E sono una squadra che in queste manifestazioni non perde mai. 56%, hanno perso quel 63% che avevano poco fa e l'Italia è risalita al 50%. Guardate le palle perse, sì, ma... Jugoslavia 14, meravigliosa l'Italia, soltanto 5 palle Obradovic aveva un leggero sudore e mi fa piacere perché sta soffrendo come me. Sta soffrendo come me. Beh, lei sta soffrendo in una maniera terribile. Esagerata. Terribile. Peggio di quando alleno la mia squadra. Sì. Una roba incredibile, guarda. Mamma mia. Ma io spero che soffrono come tanta gente in Italia, perché il momento è meraviglioso. È bello, è bello, è bello. Dobbiamo soffrire per vincere, non c'è niente da fare. Silenzio. Yes! Religioso silenzio. Sì, Franco, primo ci dentro. Stiamo guardando, ci stiamo. Più 7, 1:21. Sì, più 8, Galanda. Galanda. Siamo 8 punti. Tutta in piedi la panchina, tutta così la vogliamo grandiosa, vedere. Grandiosa. Tutta in piedi. Anche Crespi, Piccin, tutti in campo. Beh, Crespi tutti è in un campo, grande valido aiuto per Boscia. Cepanovic, 8 punti, 70 secondi. Tanto cronometro difendere, ora difendere. Attenzione avanti. Al taglio di Tomasevic, va a bloccare per Danilovic. Non cambio difensivo, ora c'è Galanda su Danilovic. Forza la tripla, una forzatura che casta la partita alla Jugoslavia. Prendilo. Galanda, bellissimo. Questa è la forzatura grande. Che casta la partita alla Jugoslavia. Fucsca ribalta dimmi per Myers. No, non tira, fa bene girare la palla. Si alza l'urlo della folla. Mancano 48 secondi. C'è il fallo che blocca il cronometro. Carlton Myers potrà andare in lunetta. Il Boscia è veramente incredibile, è un uomo straordinario. L'Italia lo deve amare perché, guarda, io lo sto guardando dalla panchina, Franco, pensa, ha sofferto, però ci ha sempre creduto in questa sua nazionale. È una sua grande creatura. Assegno, Myers, 6-9-5-9 all'ultimo minuto l'Italia, torna più 10, Cepanovic contro Abbio, cambio difensivo, Abbio su Tomasevic, Cepanovic segna. 37 secondi, non bisogna calma, mollare, calma, bisogna tenere fallo, la palla, fallo, c'è un fallo di Bodiroga, ed è il quarto fallo per Dejan Bodiroga,
è stato l'MVP del Mondiale di Atene, il miglior giocatore del Mondiale di Atene, Bodiroga, da anni nel mirino della NBA, Bodiroga che è stato inventato da Boša Tanević, stasera è il maestro con l'allievo. Hanno giocato la partita. Ho l'occhio, l'animo, il cuore, la mente su questi tiri di Meneghin. Con Meneghin, guardate poi, questo ditino. Poi guarderò tutto il resto. Meneghin? Dentro. 2-2. E ritorniamo a 10 punti. 7-1 il sogno Italia. Si sta per realizzare. La grande squadra d'Europa, del mondo, mai battuta, in questo momento deve subire l'Italia. Era 16 anni che aspettavamo questo grande momento. È come uno scudetto per Dadone Lombardi. No, è di più, perché vince l'Italia, vince la Pallacanestro, vince la grande immagine e che ci dobbiamo ricostruire. Esulta Mattioli, il capo delegazione azzurra, esulta Mattioli. Sono momenti di grande intensità. Indimenticabili, momenti indimenticabili. Ha perso la testa la Jugoslavia e sta perdendo anche la partita. Gridano qualcosa di brutto dalla panchina jugoslava. Meneghin si arrabbia e va lasciamolo a stare. Fare un loro gesto per capire che cosa stiano dicendo. Comunque mette il secondo Tomašević. Il peggiore cosa per loro. 71 Italia, 62 esultano, ora si abbracciano Meneghin e Tanević. Lacrime e spumante italiano a fiumi. La Jugoslavia si è arresa. È nella finale del campionato la d'Europa. Jugoslavia Italia si è arresa. Del campionato d'Europa, tutta in piedi, anche la tribuna stampa italiana in piedi. Anche i giornalisti italiani che applaudono. E la panchina azzurra è una grande vittoria, è finita l'Italia nella finale. Abbiamo del vinto campionato d'Europa, l'Italia nella finale del campionato d'Europa, vada come vada l'Italia sarà comunque sul podio in questa 31esima edizione ed è festa grande per tutto il pubblico sportivo italiano, per tutti gli appassionati, per il basket che vive una giornata memorabile. Ora abbiamo qualche istante, poi naturalmente sentiremo lo studio, i protagonisti, abbiamo anche la possibilità di sentire Tanević subito a caldo, Boša Tanević che ci raggiunge, c'è il principe Rubini ed eccolo Boša Tanević, una grande impresa, complimenti, punto. Grazie, penso che abbiamo giocato una bellissima partita che avete potuto tutti vedere, ragazzi hanno fatto proprio un altro sforzo, un'altra saggezza, un altro urlo di gioia e adesso chiederemo un po' di scuse e eventualmente lasciarli a non per l'area di finale, se si potesse proprio risparmiarli. È proprio un'Italia da urlo, un'Italia da urlo. È una tua creatura, Boša. Grazie signori. È una tua grande quando creatura. Vieni da un compagno di vita e di l'allievo di Bodiroga, l'allievo Bodiroga ha detto è mio padre Boša Tanević, oggi c'è stata una pagina da libro cuore, ma devo batterlo, con il cuore a pezzi devo batterlo. Il maestro stasera però gli ha dato una tiratina d'orecchi. Ecco, ciao ragazzi. Boša, qua il microfono. Ciao, scusa. L'ho baciato con la lingua, ragazzi. L'ho baciato con la lingua. Complimenti Menego. Grazie Signore, ragazzi. In campo con Fucica, una partita memorabile. L'Italia è finalista. Sì. E questa Italia, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, come Varese. Ci divertiamo, facciamo divertire. Oggi hanno fatto stare ancora un po' di coronario a qualcuno. Senti, ma bravo, bene. Te ne sei levate di soddisfazioni o no? Non campionato. Ancora, aspetta, aspettiamo a parlare. Senso. Aspettiamo. Bravi così, concentrati fino a domani. L'Italia è comunque argento, ma non può accontentarsi. Allora Andrea, noi andiamo di là, avremo altre possibilità nello spazio dell'intervista. Intanto grazie. Un saluto alla principessa e l'imperatore. Grazie. Ciao mamma. Ciao. Grazie. Ciao.